In parte sì, mi sento, l'ho già detto, mi sento molto migliorato su un altro tipo di percorso, su percorsi duri, con tanto dislivello, salite lunghe. Ho perso l'esplosività che ti caratterizza da un po' da giovane con gli anni. Non sono vecchio, per carità, però... Quanti sono? 32. Mi dimostro meno, però. Quindi, niente, sicuramente mi capiteranno occasioni di poter provare a vincere corse in sprint ristretti, che comunque è sempre una mia caratteristica. Però forse saranno sprint ristretti con gente, con scalatori, con gente forte in salita, quindi mi potrò trovare avvantaggiato. Se ti dovessi chiedere, Giovanni, nel futuro stai pensando anche a un podio, a un grande giro, potrebbe essere quello l'obiettivo tuo? Ma perché no? Alla fine gli ultimi giorni ho mollato e sono arrivato ancora 18° in classifica, perdendo tanti minuti. Sicuramente pensando solo alla classifica sarei potuto entrare nei 10 quest'anno. Però ho provato a perdere qualche minuto e a provare una tappa. Ho preso 3 fughe, in una ho trovato un formolo super, in altre 2 ho trovato una stana che non voleva lasciare nulla. E quindi sono stato sfortunato da quel lato, però è arrivata questa maglia che mi ripaga un po' dei sacrifici e insomma che fa vedere veramente che la gamba c'era.